sta per iniziare e va ora in onda la 25esima puntata di The Rock Band History a cura di e con Gianluca su Saiuz Web Radio in www.saiuzwebradio.net. 25esima puntata in onda tutti i giorni dal lunedì 9 luglio 2012 alla domenica 15 luglio 2012, ogni giorno alle ore 00, ovvero a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12, ovvero a mezzogiorno, e alle ore 18, cioè alle 6 di sera, CET, Set Central European Time. Carissimi amici web radio ascoltatori, ancora un ben ritrovati qui con The Rock Band History per questa altra nuova puntata in questa settimana. Abbiamo lasciato i Black Sabbath la settimana scorsa, abbiamo parlato dei Dire Straits nelle prime quattro puntate, dei mitici Led Zeppelin per altre otto puntate, dei Deep Purple per quattro puntate, le altre otto poi appunto con cui si chiudevano i Black Sabbath la puntata precedente. Vi ricordo che siete sempre su Saiuz Web Radio in www.saiuzwebradio.net, appunto come avrete appena sentito che è il nostro blog, è importantissimo per lasciarci i vostri commenti, post e almeno un minimo di indice di gradimento, e poi ci trovate nella nostra pagina Facebook, in Facebook con il nome Saiuz Web Radio, anche lì potrete scriverci e soprattutto seguirci nelle nostre consuete trasmissioni delle dirette web radiofoniche dei lunedì sera con Gianluca, il sottoscritto che vi sta parlando, e del grande mitico Saiuz, il lunedì dalle ore 22, dalle 10 di sera ore italiane, ci trovate lì con degli ospiti che ci vengono a raccontare le loro cose, rock band, artisti vari che ci raccontano le loro attività, iniziative ed eventi. E poi vi ricordo sempre in YouTube che trovate i nostri video e non solo le trasmissioni caricate, ci trovate con Saiuz Radio. Infine seguiteci con Twitter, con il nome chiocciola Saiuz, tutto attaccato e minuscolo. Le nostre email, le caselle di posta elettronica dove ci potrete contattare sono gianluca@saiuz.com per contattare me direttamente, oppure info@saiuz.com per contattare Saiuz e comunque Saiuz Web Network, quindi Web Radio e Saiuz Web TV. Bene, vi ricordo infine che sto ricercando rock band interessate ad una trasmissione televisiva e locali che siano anche interessati a pubblicizzare e sponsorizzare se stessi e la trasmissione stessa, ovviamente nell'arco, nel raggio della provincia di Treviso possibilmente, e non solo chiaramente per questa trasmissione televisiva ma anche per Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, che sapete dà a disposizione sempre i propri spazi sia nel blog che nel sito e che nelle nostre trasmissioni in diretta web radiofonica di lunedì sera, come ho già detto, e non solo, e anche per avere spazio nei palinsesti di Saiuz Web Network. Bene, cominciamo invece con un nuovo gruppo. Dopo aver parlato dei gruppi, delle rock band fantastiche precedenti, parliamo dei mitici Queen. E restiamo sempre in zona Inghilterra, dunque. Mi dispiace magari per coloro che naturalmente amano anche altri paesi o gruppi di altri paesi, però è davvero strepitoso come la Gran Bretagna, quindi l'Inghilterra nella fattispecie, abbia sfornato rock band importantissime per la storia del rock e della musica in genere. Quindi andiamo a parlare dei Queen. Come sempre, prima di una storia c'è una preistoria, o preistoria come mi piace dire, un po' mixando l'italiano con l'inglese, e naturalmente dei Queen, gruppo rock britannico, e ne conosciamo tutti abbastanza bene i componenti famosi. È un gruppo formatosi a Londra, quindi appunto in Inghilterra, ripeto, rimaniamo sempre nella capitale grandiosa anche in questo, nel 1971, e composto originariamente dal cantante e anche pianista Freddie Mercury, dal chitarrista Brian May, dal batterista Roger Taylor e dal bassista John Deacon. La band è conosciuta come una delle più importanti band nella scena musicale internazionale e ha venduto tra i 150 milioni e 300 milioni di dischi, quindi anche importante come quantità e non solo come qualità ovviamente. E tra le canzoni più importanti del quartetto ricordiamo Bohemian Rhapsody, anche resa celebre in una scena di un film un po' rocchettaro, diciamo così,
e inserita dai critici e dai sondaggi come le canzoni popolari tra le migliori canzoni di tutti i tempi. E We Are The Champions, poi vi ricordo Somebody To Love di Freddie Mercury, We Will Rock You, Who Wants To Live Forever e The Show Must Go On di Brian May, Radio Gaga e Kind of Magic di Taylor, il batterista, e infine poi abbiamo Another One Bites the Dust e I Want to Break Free di Deacon, il bassista. Naturalmente, giusto per ricordare alcune delle loro canzoni, vabbè, più importanti, più famose, conosciute, ma poi ce ne sono a decine di altre strepitose. E la loro prima raccolta del 1981, Greatest Hits, risulta l'album più acquistato in assoluto in Inghilterra, con oltre 5 milioni di copie vendute. E il gruppo ha riscosso nel corso degli anni un grandissimo successo di pubblico, naturalmente in tutto il mondo, ed ha avuto una forte poi influenza anche sulle generazioni di musicisti successivi anche a loro. Quindi, come abbiamo visto per i Led Zeppelin, i Deep Purple, i Black Sabbath, qui abbiamo un altro gruppo che ha fatto veramente la storia del rock, influenzando e anche, o comunque ispirando anche, musicisti dell'epoca successiva. E nel 2001, anzi, la band è stata inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, nel 2004 nella UK Music Hall of Fame. Quindi questi riconoscimenti vengono dati anche negli ultimi anni. Un sondaggio d'opinione poi effettuato in Gran Bretagna dalla BBC nel 2007 elesse i Queen come il miglior gruppo britannico di tutti i tempi, davanti addirittura ai Beatles. E anche qua stiamo parlando di grandi gruppi, ovviamente ognuno rispettivamente nella propria epoca e contestualizzati nel proprio periodo, e anche davanti ai Rolling Stones, altro gruppo britannico davvero importante. Inoltre i quattro membri della band sono stati ammessi nella Songwriters Hall of Fame, e i Queen, che attinsero principalmente dal progressive rock e dal glam rock, furono capaci comunque di adottare generi musicali molto diversi ed innovativi per l'epoca, innanzitutto dal heavy metal, tra l'altro di cui appunto abbiamo già detto i Black Sabbath furono tra i primi pionieri, insieme comunque anche ai Deep Purple e Zeppelin, più per l'hard rock, però questi ultimi due gruppi. E poi i Queen, oltre al heavy metal, erano anche capaci, e da cui attingevano e facevano anche riferimento, di fare cose anche appunto heavy metal, gospel, blues rock, anche un po' musica elettronica, funky e anche un po' rock psichedelico. Bene, vedete i Queen davvero strepitosi nel loro genere e nelle loro cose. Caratteristica del gruppo erano i loro concerti, ben 707 concerti in 26 nazioni dal 1971 al 1986, che erano animati dallo stesso Freddie Mercury, grande frontman, considerato veramente eccezionale. E questi concerti alla fine si trasformarono in veri e propri spettacoli teatrali. Pensate anche all'epoca cosa voleva dire. Ora siamo naturalmente abituati a tante cose, però in quegli anni, negli anni 70, nei primi anni 70 e poi anche sfociando un po' negli anni 80, dobbiamo pensare, contestualizzando come dico sempre, il periodo e l'epoca, a cosa facevano, cose veramente strepitose. E per questo motivo la band ha spesso avuto il titolo come miglior live band della storia. La loro esibizione a Live Aid è stata votata da un vasto numero di critici non solo come il migliore evento, ma anche una delle migliori in assoluto della storia della musica moderna. E la morte poi di Freddie Mercury, leader carismatico del gruppo, avvenuta il 24 novembre del 1991, e poi l'abbandono di Deacon, il bassista, nel 1997, frenarono poi la produzione musicale della stessa band. May e Taylor, rispettivamente il chitarrista e il batterista, continuarono poi a suonare insieme, formando con Paul Rogers a partire dal 2005 i Queen più Paul Rogers, esperienza poi terminata nel 2009. Tra l'altro sono andato a vederli al Forum di Assago a Milano, e devo dire strepitosi, nulla naturalmente di pretenzioso rispetto a quello che era il gruppo con Freddie Mercury. Loro anche in questo sono stati molto chiari, naturalmente è Queen più Paul Rogers, però se loro erano così con Paul Rogers, non oso immaginare cos'erano con Freddie Mercury. Bene, questa era un po' una presentazione per quanto riguarda i Queen. Abbiamo dato un po' un sunto veloce di qualche dato. Ecco, questa volta sono stato veramente breve nei miei 10 minuti iniziali, una dozzina
benzina più o meno che erano ipoteticamente quelli a disposizione per fare questa trasmissione. Sono quindi rientrato in questa decina dozzina di minuti, ecco, diciamo così, rispetto invece alle altre puntate dove sforavo la grande il mio tempo a disposizione facendo anche più di 20 e a volte 25 minuti, se non addirittura 40 minuti, e mi rendo conto che diventavo noioso, prolisso come al mio solito, e naturalmente può essere che non mi seguivate neanche più tanto bene, nonostante vi raccontavo un sacco di cose interessanti e c'è molto da dire. Bene, quindi per questa puntata, questa settimana ci fermiamo qui. Vi ricordo che proseguiremo con i Queen e andremo avanti con la loro storia nella settimana prossima con una nuova puntata. Vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo sempre il nostro blog www.saiuzwebradio.net, il nostro sito che è il www.saiuzwebradio.it, la nostra pagina Facebook, e ci troverete quindi anche in Facebook con il nome Saiuz Web Radio, Saiuz staccato Web Radio tutto attaccato, e anche in YouTube troverete le cose caricate da Saiuz riguardanti Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, e in YouTube ci trovate con il nome Saiuz Radio tutto attaccato minuscolo. Twitter è importante perché anche lì ci potrete seguire con il nome Saiuz, anzi chiocciola Saiuz tutto attaccato, e poi le nostre caselle di posta elettronica dove contattarci per scriverci e venire anche come ospiti alle nostre trasmissioni del lunedì sera in diretta web radiofonica raccontandoci le vostre attività artistiche non solo, e sono info@saiuz.com, e chi volesse scrivere a me direttamente a Gianluca, quindi è gianluca@saiuz.com. Vi ringraziamo e vi ringrazio personalmente ancora per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime puntate, alle prossime naturalmente rubriche, e non solo, perché ci sono tante cose che naturalmente qui su Saiuz Web Radio stiamo preparando e bollono in pentola. Un abbraccio a tutti voi e alla prossima, ciao e grazie, and stay tuned on rock and roll, ciao.